Ragazzi, passate da eneba.com per avere a un prezzo stracciato PSN card e Microsoft card per le vostre spacchettate sui football e tanto altro sul mondo videoludico. Non facciamoci fregare dagli store delle nostre console con prezzi molto molto più alti e acquistiamo tutti tramite il link che trovate in descrizione. Compra anche tu su eneba.com. Bella ragazzi, benvenuti sul mio canale, io sono Simo Play. Oggi siamo di nuovo insieme per continuare il mio Road to Glory in modalità Dream Team di Football 2023. Ovviamente in questa puntata continueremo la prima divisione. Dopo due vittorie e una sconfitta contro un top 100 al mondo, sono pronto per andare avanti, ovviamente cercando di migliorare la nostra posizione. Come sempre proveremo anche un nuovo giocatore. Quest'oggi tocca a Memphis Depay del pack Olanda. Pensate, arriva con il bonus a 95. Prima di andare avanti vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere tutti i prossimi contenuti e a lasciare un bel mi piace per supportarmi. Ragazzi, mi raccomando, questa parte è fondamentale. Non andate avanti senza lasciare l'iscrizione con la campanella attivata, perché è il massimo supporto gratuito che potete dare a questa community. Un altro ottimo modo per supportare e lasciare il like, quindi non dimenticate di farlo, aiuta tantissimo l'andamento del contenuto. E se volete potete fare i vostri acquisti Amazon tramite il link che trovate in descrizione. In questo modo supportate tantissimo in maniera gratuita e pagate solo quello che acquistate, quindi non ci sono costi in più. È come se stessi acquistando i vostri prodotti su Amazon normalmente. Ragazzi, una super offerta Eneba. Affrettatevi perché dura soltanto fino al 5. Football su FIFA o comprare qualunque cosa sulla vostra console. Già costa poco la card, se passate dal link che trovate in descrizione nel primo commento, 44,95. Ma mi sono fatto fare un codice sconto proprio apposta per la nostra community, giusto giusto per noi. IT50, fate applica 36,97. Più le tasse 39 euro ragazzi, totale, non dovete spendere un centesimo di più. 39 euro per una card da 50 euro. Se passate dal link che trovate in descrizione e nel primo commento, entro il 5 novembre, quindi affrettatevi. Allora ragazzi, la classifica si è aggiornata, siamo 3969esimi. Quindi siamo un po' saliti dopo l'ultima vittoria. Ovviamente la classifica si aggiorna ogni ora, se non erro, ogni mezz'ora, una cosa del genere. Comunque si aggiorna ogni tot. Ovviamente vi faccio vedere subito il giocatore in questione. Eccolo qui, Memphis Depay. Non lo metto lì, altrimenti mi si leva il contropiede. Però arriva a 95, fidatevi. Avversario trovato, ragazzi. Vediamo chi sarà il primo sfidante. Vediamo un po' con chi ci abbina questo matchmaking. Divisione 2, dai, giochiamocela. Allora, ragazzi, allora. Rimane tutto così. Memphis Depay lo mettiamo non dal primo tempo, direi. Poi vediamo, lo mettiamo in corsa. E questa è la squadra del nostro avversario. Possiamo andare in campo. Siamo in campo, ragazzi. Prima partita dell'episodio. Cerchiamo di fare bene, giochiamo contro un player di Divisione 2. Bello, vai Dita. Bell'inserimento. Mamma mia Dita. Pazza. Vai Messi. Perché non mi ha fatto un bel cucchiaio? Ho provato a fare il pallonetto, ma ha fatto una schifezza. Bravissimo, ragazzi. Sto cercando di saltarlo da mezz'ora, non riesco a saltarlo. Bravo a difendere. Mamma mia, anche con l'L2, eh? Bravo, si merita la divisione 1. Spero che sia per andare in divisione 1, eh. Dai Kylian. Dai Kylian. Dai. Dai. Fuori. Mannaggia, mannaggia. Oh, su, è ancora lunga la partita. Calcio d'angolo, eh. L'ha deviata. Credevo che andava fuori. Che era andata fuori e basta. No, è mezzo. Vai Neymar. Mamma mia. È rimasta lì. Ci credo, ancora calcio d'angolo, anzi no, fino al primo tempo, non ci credo a quello che ho appena visto. Mamma mia.
The attendance for this match was 71,898. Meno male, andata fuori, raga, meno male. Facciamo dei cambi, dai. Io trovo sempre quelli che fanno possesso palla, non so perché. Allora, Cruyff, poi mettiamo Memphis Depay, poi mettiamo Ibalino, Tonali, Rodri, no, Tonali, Fabinho, ok. Vai. Dai, Cruyff, tira, Cruyff. Mannaggia. Mannaggia, dai, ancora mancano 20 minuti. Dai. È fallo. È rigore. Tira, Neymar. Non ci credo, era rigore, raga, mi ha strattonato. Ma grosso quanto una casa, ma l'avete visto? Dai. Già. Ma un briciolo di fortuna in questa partita, niente. Vai! Memphis Depay, proprio lui, la sblocca. Andiamo. Angolo, 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 angolo. Andiamo alla bandierina. È finita, è finita, è finita. Questa è una vittoria importante. Perché praticamente la dovevamo pareggiare, eh? Il mio avversario ha tenuto la palla un casino di tempo, ragazzi. Sapete che a me questa cosa dà sui nervi. È stato molto bravo. Ha anche tirato in porta. Noi abbiamo risposto e per fortuna è una partita equilibrata a livello di tiri. L'abbiamo spostata. 25 punti. Va bene. Avversario trovato. Vediamo chi sarà il prossimo sfidante. Chiaramente la classifica ancora non è aggiornata. Vediamo un po' con chi ci abbina. Divisione 2, dai, giochiamocela. Allora, ragazzi, Rodri è completamente giù. Per fortuna c'è Tonali che lo può sostituire. Per il resto va bene così. E noi con Depay sempre come super sub. Perché vedete, la super sub ci ha sbloccato la partita. Sempre come super sub. E questa è la squadra del nostro avversario. Direi che possiamo andare in campo. Ok, ragazzi, siamo in campo. Seconda partita dell'episodio. Giochiamo sempre contro un player di divisione 2. Cerchiamo di fare bene e accumulare altri punti. Occhio, pallone in mezzo, Dida. Vai, Kylian, ecco l'1-0. Andiamo. Vai. Eccolo qui, il 2-0. Bello, preciso, preciso. Oh. 2-1, i minuti di recupero tutti a vuoto. È incredibile sto fatto dei minuti di recupero, ragazzi. È incredibile, sia contro che a favore, eh. Finisce il primo tempo, 2-1. Un gol dove i miei non rispondevano più. Messi, eccolo qui, il 3-1, palo gol. Oh, è 3-2, incredibile.
3-2. Ok, va bene. Calma, Simo. Gestisci la partita. No! Vai, tira Neymar. Passata sotto al portiere. È riuscita a deviarla. Facciamo dei cambi, ragazzi. C'è Messi che è bello stanco. Ci mettiamo Dybala. Poi Cruyff lì. Poi Depay. No, per adesso Mbappé ancora un po' lo lasciamo. Meno male, ho messo anche Dida perché ho visto che non lo riprendevo più. Quando fanno questo tipo di animazioni i giocatori non li riprendi più. Devi muovere il portiere perché tanto tira. Un assedio, eh. C'è un assedio, ragazzi. Si vede proprio nei minuti finali, no? C'ha questa particolarità incredibile il gioco. Vai Dida, vai. Finisce, finisce, 3-2, complimenti al mio avversario, merita la divisione 1, perché è davvero forte e mi ha messo in difficoltà, soprattutto nel finale. Vediamo, vediamo quanti punti ci dà, vediamo, 25 punti sempre, siamo 3561esimi, e a giornata alle 16.30, sto registrando, sono le 16.46, quindi alle 17 si aggiorna di nuovo, intanto facciamo l'ultima partita. Avversario trovato, ragazzi. Vediamo chi sarà l'ultimo sfidante di questo episodio. Divisione 1, 2894 è la posizione. Giochiamocela. Voglio mettere Cruyff dal primo minuto. Mettiamo Cruyff dal primo minuto e per il resto ovviamente lasciamo tutto così. Questa è la squadra del nostro avversario. Possiamo andare in campo. Ok, ragazzi, terza e ultima partita dell'episodio. Cerchiamo di fare la terza vittoria. Giochiamo contro in divisione 1. Classifica circa 3000, 2900 qualcosa. Quindi sicuramente ce la possiamo fare. Tutti io li trovo palleggiatori, ragazzi. A possesso palla. Tutti io li trovo, tutti quanti di seguito. Sembra che tutti in divisione 1 giocano col possesso palla. No, perché prima ho beccato anche divisione 2. Oh, hai rotto, eh. Gioca, eh. No. Gol 1-0 perché non ho spazzato. Perché non ho spazzato. Non ho spazzato perché la melina che ha fatto in attacco mi ha rincoglionito, raga. E quindi mi sono dimenticato di spazzare. Abbiamo trovato uno che tiene il possesso, raga. Sai, proprio ta 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 di continuo. Gioca così, gioca. Ma sarà una partita infernale, già lo so. Giocandolo. Eh sì, vabbè, dai, assurdo, ragazzi, assurdo. Intanto è successo. Spazzato e non si sa manco come ha fatto gol. No, e perché non hai preso lo specchio della... Perché sei scivolato? Io voglio sapere cosa determina il fatto che un giocatore scivola. Perché deve scivolare? Perché si butta a terra in scivolata quando tira? Cioè, quello fa gol così su calcio d'angolo e a me il giocatore si butta a terra. Andiamo, 2-1. Dai, accorciamo. Dai Cruyff. Madonna,
Cruyff davanti. Ho preso Cruyff quando ho tirato, se no era gol, eh. Se non c'era Cruyff era gol. Finisce il primo tempo, 2-1 per lui, ma dovevamo stare 1-1 perché il secondo gol non si sa manco come l'ha fatto. Ovviamente possesso palla anche qui a raffica per quanto riguarda le occasioni. Dai Messi, dai, no! Non ci credo raga, non ci credo, non ha tirato. Poteva tirare di prima, lì non ha tirato, ha premuto due volte. Andiamo Messi, è giusto così. E adesso la dobbiamo andare a vincere. Prima facciamo dei cambi però. Allora, Cruyff per Ronaldinho, poi Depay, dai, la sua puntata. Poi Dybala, Messi. Per adesso va bene così. Anzi dai, mettiamolo anche per Tonali. No, mi è giù di condizione. Allora Fabi, devi giocare tutta la partita. L'allero. Va bene. Ragazzi, che nervi, è scriptata la partita. Che nervi. Mamma mia. Ma lo state vedendo l'altro gol che ha fatto? In che modo l'ha fatto? Ma che me ne frega a me che gli devi dare il cartellino giallo? Io sto giocando, mi devi far giocare! Io sto andando in porta, mi devi far giocare! Maledetto gioco, maledetto! No, vabbè, se ne sta approfittando. Mi fai falli perché sa che non dà il vantaggio. Ha fatto il fallo per far interrompere l'azione. Vi rendete conto le persone fino a dove arrivano? Ha fatto il fallo lontano dall'uomo. È andato a puntarlo e ha fatto fallo perché sapeva che l'arbitro non dà il vantaggio. Che schifo, ragazzi. Guardate, tutta spezzagambe le sta facendo. Che schifo. Hai vinto una partita con lo schifo. Mamma mia. Capito ragazzi? Non solo fanno i bug e quello ci può stare. Non solo si alzano il pallone e lo passano con la testa al portiere, che è la cosa più schifosa del mondo, ma utilizzano anche un altro difetto che non è calcisticamente accettabile. Cioè, nel momento in cui tu stai andando davanti alla porta, basta fare fallo a una persona senza palla per far interrompere l'azione. Qualunque cosa sta succedendo. Anche se stai andando da solo contro il portiere, uno contro uno, io miro un giocatore senza palla, scivolata, se lo becco l'arbitro ferma il gioco. Non gliene frega niente. Capite ragazzi? Io probabilmente avrei avuto l'occasione per fare il 3-3, senza contare i due gol che ha fatto. Vabbè, partita nettamente scriptata, è ovvio, però. Non si può sempre vincere, purtroppo. Lo script è anche questo. Beh ragazzi, io direi che per questo episodio può bastare così. Fatemi sapere nei commenti che ne pensate. Noi chiaramente ci vediamo all'episodio di domani. Un abbraccio e un saluto dal vostro Simo Play. Bella ragazzi!